Io vi giuro, ragazzi, ne ho sentiti a bizzeffe. Persone che dicono: oh, ma non si può fare strategia, deve tutto avvenire con naturalezza. Se sono rose, fioriranno, altrimenti pace e amen. Quante volte abbiamo sentito queste cose? Oggi sono qua a demolire questa affermazione in combo ad un'altra che è altrettanto malvagia, ossia quella del ma devi essere te stesso, non puoi fingere chi non sei, in modo tale da darti il giusto mindset e la giusta visione su come avviene il ritorno assieme, così che la smetti di vivere di preconcetti, di pregiudizi e puoi finalmente zittire anche le persone che ti circondano, che ti riempiono la testa di idee false, ok? Perché te le posso dire queste cose? Perché io sono Marco e sono un consulente relazionale laureato in psicologia che già da molti anni ha ormai brevettato un metodo per aiutare persone motivate di successo che però stanno vivendo una circostanza di intoppo nella loro vita sentimentale e vogliono una mano concreta a riprendersi a livello di benessere in breve tempo a seguito della rottura della relazione e a ritornare con la persona che ancora desiderano, se ovviamente questa vale la pena. E allora non devi fare tanti voli pindarici, devi semplicemente andare in descrizione dove troverai esattamente tutte le istruzioni per iniziare l'analisi ed il percorso con noi. Quindi far succedere le cose con naturalezza, della serie vabbè se sono rose fioriranno, ma cosa vuol dire ragazzi? Cioè voi veramente credete di essere una foglia al vento? Di essere predeterminati, che il vostro destino sia già scritto? Il vostro destino, come diceva Doc Brown, il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono. Ecco appunto, se una persona va avanti con la sua vita e noi non facciamo nulla per frapporci tra questa persona e il suo futuro, probabilmente vi perderete. Ma pensaci anche un attimo, quante persone in questo momento non fanno più parte della tua vita semplicemente perché dicevi ah magari mi scrive lui, parlando magari di un vecchio amico del liceo, facciamo l'esempio, e poi non scrive uno, non scrivi tu, e cosa succede? Che vi perdete. E questo è quello che succederebbe nella maggior parte delle situazioni che trattiamo se non ci fosse un intervento concreto, ovviamente pianificato, strategico, in modo tale da riproporci al tempo opportuno nel migliore dei modi. Perché se no le persone, sai, anche la tua ex, può provare coerenza, vergogna, avere sicuramente malessere per il fatto che ti ha lasciato, però dire vabbè ormai le cose sono andate così. Ma se noi non facciamo nulla per cambiare la sua percezione e quindi per riabilitarti nella sua mente come un potenziale partner di valore, come l'opzione migliore sul mercato disponibile, mi spieghi che cosa pensi che accada? È un po' come quando ho visto qualche ex dire cose del tipo vabbè, ma se in futuro sarà, magari ci rincontreremo. Questa ovviamente è una verbalizzazione, è solo il modo per darti lo zuccherino e dire vabbè, ti dico quello che vuoi sentirti dire, almeno non mi rompi i coglioni. Salvo poi il fatto che non sarà così, quindi quando un ex ti dice questo, ovviamente è una bufala, non cascarci. Io non so come tu ti sia conosciuto con la tua ex, ma di sicuro non è stato merito del destino. Ci sono cose oggettivamente un pochino più fortuite e casuali, ma c'è sempre la volontà di mezzo. È la volontà che crea il rapporto, anche nelle amicizie. La costanza con cui tu ti senti con quella persona o con cui ti vedi e la qualità del rapporto che instaurate, quindi delle esperienze che condividete, è quello che crea il legame d'amicizia. Così come è lo stesso principio unito all'attrazione, al flirt, che genera una relazione sentimentale. Punto. Non c'è destino in tutto ciò. Devi applicarti. Quindi scendi da quel piedistallo, perché se ti aspetti che sia la tua ex a fare il primo passo, sei fuori strada. Circa l'80% dei casi che seguiamo, quelli di successo, hanno come innesco il fatto che sia a un certo punto tu appunto a rifarti sentire. Anche lì la cosa del ah mi ha lasciato lei, quindi deve essere lei a ricontattarmi, è una scemenza, perché nella maggior parte dei casi lei ti ha lasciato perché non ha avvertito più da parte tua lo stesso valore attrattivo, progettuale, di uomo, mettici qualsiasi valore lei abbia nei suoi standard, come lo percepiva prima. Quindi è comunque una nostra responsabilità riproporre il suddetto valore, a meno che tu non sia una di quelle persone arrendevoli che dice ah vabbè tanto ne trovo un'altra. Ma se la pensi così va benissimo, per carità, però è un delitto. La riconquista e il mio stesso lavoro serve per una ragione, perché ci sono molte coppie che con i giusti strumenti potrebbero essere veramente delle relazioni fantastiche e totalmente durature. Ed è un delitto sapere che solo per la carenza di alcuni accorgimenti le persone possano dividersi. Anche se la tua ex ti ha lasciato sbagliando, perché magari ha mal interpretato le sue emozioni,
si è lasciata influenzare, anche banalmente dal contesto, quindi ha vissuto un lutto, ha avvertito una negatività profonda a livello sentimentale che ha attribuito a te, quindi ti ha scaricato pensandoti il peso della situazione. Ok, ha fatto un errore, sta a noi magari riproporci in modo da farle vedere le cose da un'altra prospettiva. Io mi ripropongo ai tuoi occhi in una veste così brillante, tale per cui tutte le componenti sentimentali si riattivano, l'attrazione, la curiosità, il desiderio di investire, anche il fantasticare su di te si riattivano e boom. E poi davvero, la maggior parte delle coppie che tornano assieme, se tornano con presupposti giusti, sono molto più felici e soddisfatte di prima. Punto. Non ci sono tante storie, perché una coppia è tanto più felice quanti più strumenti ha per potersi difendere dai possibili intoppi tipici delle relazioni. Uno di questi è la convinzione che bisogna sempre essere se stessi. Che vuol dire essere se stessi? Noi siamo mai veramente noi stessi? Col panettiere, o con l'amico, o con la ragazza, ci comportiamo in tutti e tre i casi allo stesso modo? Assolutamente no. Noi modelliamo il nostro comportamento, lo adattiamo, in base alla circostanza, in base alle norme sociali che quel contesto prevede. Anche il nostro modo di dialogare è totalmente diverso. E questo rende di noi persone incoerenti, o manipolatrici, o che fanno i complotti strategici? Assolutamente no. È il modo in cui siamo fatti. Anche il comportarsi in un modo che per noi non sarebbe naturale è una cosa del tutto normale. Se fosse per i nostri istinti, staremmo tutto il giorno sdraiati sul letto a mangiare porcherie e guardare Netflix. Perché non lo facciamo? Perché abbiamo dei doveri. E il fatto che tu vada al lavoro pur non avendone voglia fa di te una persona incoerente? Una persona falsa? No. E allo stesso tempo, essere una persona equilibrata, morigerata e che si comporta in un modo funzionale rispetto ai parametri attrattivi dell'altra è la stessa identica cosa. Noi non siamo delle bestie, noi controlliamo i nostri comportamenti come controlliamo i nostri impulsi. Quindi a tutti coloro che utilizzano questa obiezione, ma riconquistare significa fingere di essere chi non si è, portare la maschera, dico questo: noi non dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo essere la versione migliore di noi stessi. Questo è quello che dobbiamo essere. Poi ti dico un'altra cosa: se tu ti mostri all'esatto opposto di come ti ha conosciuto, uno, nella maggior parte delle situazioni lei non ti accetterà, perché non è scema, non parliamo di una donna stupida, probabilmente è una persona intelligente e pertanto lo capisce che stai fingendo, che stai vestendo la maschera, quindi ti rispedisce al mittente. Ma anche nella migliore ipotesi, se dovessi vestendo una maschera totalmente antipodica come sei, dovesse funzionare, tornare con lei, credi che durerebbe per sempre? No. Quindi cos'è che dico sempre? Bisogna lavorare comunque sulle caratteristiche disfunzionali. Se c'era un'incompatibilità, bisogna fare in modo di appianarla, a meno che questo non significhi snaturarsi. Solo se le caratteristiche che vai a levigare sono oggettivamente non funzionali in qualsiasi relazione. Chiaro che se lei ti diceva non mi piace che vai a giocare a calcetto e ti ha lasciato per questo e te piace il calcetto, ci troviamo un'altra, perché ricordati cosa ti ho detto in fase di presentazione: la riconquista può avvenire, ma solo se ne vale la pena, altrimenti è un dono del destino, se vogliamo dire così e riprendere le parole di prima, che lei ti abbia lasciato. Bene così, andiamo oltre.